Perché l'Italia amò Mussolini e come ha resistito alla dittatura del virus è il titolo del nuovo libro di Bruno Vespa, lo ha intervistato Marco Frittella. Bruno Vespa, il titolo del tuo ultimo libro è Perché l'Italia amò Mussolini e come è sopravvissuta alla dittatura del virus. Perché hai messo insieme Mussolini e il Covid? La piazza è l'esempio delle due dittature, perché questa piazza che era gremita quando Mussolini, parlando a quel balcone, soprattutto con l'impero, no? Da sé quando conquistò l'Etiopia, ebbe un consenso clamoroso anche da parte incredibilmente di alcuni antifascisti, la riempiva. Io qui il libro attacca proprio quella piazza vuota il giorno prima della riapertura, con Roma deserta, Roma spettrale, per un altro dittatore assassino che ancora non ci lascia in pace. L'Italia fu ingannata, diciamo, almeno fino alle guerre d'Etiopia da Mussolini, poi però rinsavì. E al rinsavimento sarà dedicato il prossimo lunedì, l'anno prossimo, perché Mussolini distrusse l'Italia. Ma in questo decennio, anche a livello internazionale, lui ebbe molti consensi perché evitò che l'Italia diventasse una repubblica sovietica e poi le iniziative sociali, dalle 40 ore settimanali alle opere per la maternità e l'infanzia, alle colonie, gli procurarono un oggettivo consenso, di cui poi gli italiani sarebbero pentiti. Tu poi ricostruisci anche la storia dell'altro dittatore, del Covid. È ricostruita fin dalle bugie cinesi fino al libro, è stato chiuso il 24 ottobre, quindi tutta la prima ondata, ho parlato con tutti i protagonisti, ho andato al cimitero di Bergamo con tutti quanti, fino a questa ripresa autunnale che ancora davvero non ci molla. Il ritorno sullo schermo di Sofia Loren nel film si intitola La vita davanti a sé, diretto da Pino Edoardo.